possibilità di far curare dei bambini. Questo è Daniele e questa è la storia di Daniele raccontata dalla sua mamma. Daniele ha 7 anni, è un bambino nato prematuro, è stato rianimata la nascita perché è nato troppo presto, è nato in 7 mesi. Ha avuto un ritardo quindi psicomotorio dalla nascita che gli ha impedito di poter camminare, di poter mangiare con la bocca e di poter stare seduto, non riesce a parlare. È andato tutto bene fino a 7-8 mesi fa che il suo quadro neurologico è degenerato, avendo avuto a 3 giorni di vita un'emorragia, è stato a mancare l'emisfero destro del suo cervello, è venuto meno perché si è degenerato tutta l'emorragia. Oggi a 7 anni ha degenerato il quadro neurologico perché la parte mancante veniva ricoperta da quella sinistra che è ancora sana. A febbraio moriva il bambino Gesù di Roma mi aveva detto che era un bambino neurologico, quando invece poi per fortuna siamo riusciti con l'intervento per il CVC a farlo riprendere. È arrivato a 10 kg, quindi ha perso 5 kg per l'ipertono che lo stava uccidendo. Ringraziando Dio si è ripreso, però prende 20 farmaci al giorno, è continuamente in crisi perché è farmaco resistente e poi non mangia più per bocca assolutamente niente. Ma lui quindi non è sotto cura staminale? Stiamo aspettando il sì del giudice, ma hanno bloccato quindi, al momento tutto. Quindi siete nelle mani di un magistrato. Sì. Auguri signore. Grazie, arrivederci. Auguri a Daniele.